Si tratta di un film bello o di un film brutto? Perché vedo che i pareri sono discordanti. Beh, siamo qui per scoprirlo. Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono TheAndrewCinema98, benvenuti a questo mio nuovo video. Ho visto The Old. Mentre sto facendo la recensione, qualcuno vuole unirsi, dai. Allora, spiega, com'è Old World? Non lo sai? Pensi che debba recensirlo io? Oppure stai solamente cercando di distrarmi perché vuoi uscire da questa benedetta stanza perché non vuoi sentirmi parlare di film? Sì o no? Ho visto The Old World, perdonate la mia pronuncia, un action supereroistico basato sull'omonima graphic novel. Esso è stato distribuito da poco su Netflix. Parla di un gruppo formato da poche persone di nazionalità diverse che hanno un potere molto particolare, in pratica sono immortali. Decidono di non rivelarsi al mondo perché quest'ultimo non è pronto per sapere di essere immortali, ma allo stesso tempo scelgono di aiutare le persone, pur nascondendosi. Mentre questi immortali trovano una ragazza che è esattamente come loro, un capo di un'industria di medicina molto potente cerca di catturarli per fare su di loro degli esperimenti genetici in modo da trovare delle medicine per ricavare un siero che permette alle persone di giovare di questa immortalità. Iniziamo parlando della regia di Gina Prince-Bythewood, perdonate sempre la mia pronuncia. Bisogna dire che si sta parlando di una regista che sa veramente il fatto suo, ottenendo delle sequenze action che non sono davvero niente male, con delle parti che sono sopra la media. Una che mi viene in mente, per esempio, è la prima volta che i nostri protagonisti usano, mostrano questo dono dell'immortalità. E inoltre questa scena da me menzionata, secondo me, è anche l'unico momento in cui la fotografia è davvero notevole. Le scene action non sono tra le migliori che abbia mai visto, ma comunque riescono a divertire con un bel dosaggio tra adrenalina ed il sangue che non viene mai eccessivamente utilizzato. Il duello in aereo è un altro bel esempio di una sequenza action che mi ha davvero gasato e ne approfitto anche per dire che le musiche utilizzate in questo film, cioè più che le musiche, le canzoni utilizzate in questo film, sono sfruttate in un modo molto intelligente. C'è addirittura una scena in cui uno dei personaggi ascolta una canzone e viene alzato il volume per indicare praticamente la beatitudine che si sta sentendo ascoltando quella canzone, come se il film volesse indicare che ascoltare una canzone ti fa stare meglio a prescindere, come se volesse comunicare allo spettatore il motivo per cui le canzoni nel film sono utilizzate spesso. Spiega il potere della musica che fa star meglio le persone nelle situazioni più scottanti. Certo, è un dettaglio minuscolo e niente di particolare, non è uno dei temi del film, però è una bella cosa. Per quanto riguarda gli attori, Charlize Theron interpreta il capo del gruppo ed è meravigliosa, ha dato al personaggio un'intensità bellissima. Kiki Layne se la cava nel ruolo, anche se secondo me è la peggiore tra tutti gli attori che interpretano un ruolo positivo, però può migliorare. Luca Marinelli, che per la prima volta vediamo approdare in una produzione internazionale, la cosa mi fa molto piacere, è veramente bravissimo, non è ai livelli mastodontici con cui ci è abituati di solito, ma veramente sa il fatto suo e secondo me, dopo Charlize Theron, è il migliore di tutto il cast. Mi diverte poi il fatto che abbia prima interpretato un film supereroistico che non è un cinecomic, poi fa appunto questo cinecomic con dei tocchi supereroistici e poi il suo film successivo è invece un cinecomic senza superpoteri. Veramente stramba come cosa. Marwan Kenzari è abbastanza trattenuto, salvo una scena in cui rimprovera fortemente una persona in cui ci dà veramente dentro con il tono e con l'espressività. Matthias Skornetz, perdonate la mia pronuncia di nuovo, non mi aveva particolarmente convinto all'inizio, poi man mano che il film è andato avanti mi sono reso conto che il suo tono spento era un modo per evidenziare il fatto che il personaggio si sentisse tremendamente solo e nei momenti in cui è emotivamente provato riesce perfettamente a rendere bene questo equilibrio tra un animo spento ed invece un uomo che soffre
soffre terribilmente. Ho detto che Luca Marinelli è il secondo miglior membro del cast, però devo ammettere che Veronica Ngo è quella che veramente riesce a tener testa a Charlize Theron, però il suo ruolo dura 5 minuti, per questo non l'ho messa nell'elenco del cast. Chiwetel Ejiofor è un altro che se la cava molto bene, mentre invece Harry Merlig è decente, però a volte è un po' troppo sopra le righe. Per quanto riguarda la sceneggiatura, bisogna dire che The Old World vuole andare in un contesto diverso rispetto agli altri film supereroistici. Il tono del film è molto serio, con alcuni momenti ironici ma mai improvvisi o esagerati, e nei combattimenti, se non fosse per il potere della rigenerazione, il film sembrerebbe semplicemente un normale action senza superpoteri. Il film cerca di mostrare il dolore di persone che sono immortali, sì, ma che sono costrette a rimanere sempre da sole, non solo perché la loro immortalità potrebbe suscitare panico tra le altre genti, ma anche perché non possono avere un rapporto normale, perché ogni persona con cui possono stare finisce per invecchiare e morire, e loro rimangono sempre appunto da sole, continuando a provare il dolore di vedere persone che amano andarsene via. Il film quindi cerca di avere una forte carica emotiva e psicologica. Secondo me i momenti migliori che ho trovato veramente scritti molto molto bene sono i flashback ai tempi del Medioevo, perché si tratta di persone che vivono nel mondo da veramente tantissimi anni, e le parti in cui il personaggio di Booker racconta la sua storia. I personaggi hanno tutti una caratterizzazione precisa, ben sviluppata nella maggior parte delle volte. Andy, che mostra la sua rassegnazione verso il male del mondo, Nile per la sua tremante entrata a questo mondo dell'immortalità, Nikki, che viene mostrato come il membro buono che vuole mantenere costante il gruppo, tuttavia il motivo per cui riesce a essere più sereno è il fatto che lui ha una persona che vuole bene, che a differenza degli altri non invecchia mai, e sarebbe appunto Joe. Il legame tra loro è molto forte e si sente, anche se devo ammettere che Joe è sacrificato a discapito di tutti gli altri membri del gruppo, è quello meno sviluppato. Sono infatti una coppia gay e devo fare veramente i complimenti per come hanno inserito una coppia gay nel film. Nell'unica scena in cui Joe ha spessore, secondo me, si nota il voler mostrare un certo tipo di diversità, ma è affrontata in un modo talmente bello, perché quel momento è veramente molto bello, che mi ha veramente colpito. E tutto il resto delle scene in cui si vedono loro fare i romantici sono trattate esattamente come qualunque coppia romantica che abbiamo visto nei film da molto molto tempo. Non si tratta di un cameo di 2 secondi ed è un buon modo per introdurre la diversità, per cominciare a far abituare il pubblico che guarda questi blockbuster. Veramente complimenti. Abbastanza ben reso anche il personaggio di Cooley, mentre invece l'antagonista Merrick l'ho trovato veramente troppo stereotipato. Ho capito che deve essere il simbolo delle associazioni benefiche che in realtà pensano solamente ai soldi, il messaggio si vede, ma io lo avrei impostato in un modo che non sembrasse visto e rivisto. Per quanto i personaggi abbiano bene o male tutti una linea precisa, io con il film ho un problema. Per tutto il tempo mi sembra che voglia espandere qualcosa di importante, qualcosa di molto profondo, senza però mai arrivarci. A parte le 2 scene da me elencate, che come ho detto mi hanno preso molto emotivamente, che ho trovato veramente ben fatte, per tutto il resto sembra di guardare un film di intrattenimento che vuole essere diverso dal solito, ma che è sempre su una superficie che non riesce mai a sfondare. I personaggi sono belli, ma poche volte catturano con una caratterizzazione drammatica che mi faccia pensare di essere connesso a loro. In poche parole, è tutto interessante, non sto dicendo che sia brutto, al contrario, però spesso mi viene da pensare durante la visione potevano fare di più. Infine devo dire, senza fare spoiler, che quando viene spiegato il ruolo di questi personaggi, il loro scopo nel mondo,
la cosa non è affrontata molto bene, al contrario sembra una scena particolarmente abbozzata. È chiaro il concetto, ma il come viene messo in scena, insomma, secondo me è il lato peggiore del film. In conclusione abbiamo un film di intrattenimento diverso dal solito, che non è bellissimo nella regia o nella sceneggiatura, ma che comunque riesce a divertire e ad apparire interessante, nonostante appunto pensi che potevano fare decisamente di più. Inoltre faranno un seguito ed il soggetto sembra essere decisamente più intrigante del primo capitolo, quindi lo vedrò volentieri. Spero che continui ad avere successo, soprattutto perché voglio vedere Marinelli lanciato totalmente in un territorio internazionale. La pecca principale è che avrei voluto vederlo in sala, era veramente un film da sala, però lasciamo stare. Comunque lo consiglio se si vuole vedere un buon film action con atmosfere che siano un po' diverse. Apprezzo indubbiamente il tentativo, però penso che ci siano degli esempi di film d'azione e film supereroistici diversi molto più riusciti. Perfetto, questo era il mio parere su The Old World. Grazie per avermi guardato, spero di non avervi annoiato. Vi auguro buona giornata o buona serata a seconda di quando mi state guardando. Sono DandySilma98 e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!